inizia a essere bello finito, eh. Benvenuti alla nuova puntata di Gis in Italia. Siamo alla Gran Fondo con Lago, ai nastri di partenza, in compagnia di Marco Marcato. E oggi andremo a vedere come ci si alimenta per una Gran Fondo, per arrivare dignitosamente. O tu punti a vincere? Ti seguo. Tranquilli, passo allegro. Giusto, giusto. Giusto. Per arrivare giusti. Parole esatte e giuste. Giustamente. Allora, diciamo che la partenza è stata subito velocissima, ma c'era da aspettarselo. Diciamo che è il momento in cui c'è da soffrire un po', poi iniziano a formarsi i gruppetti, come in questo caso io e Marco siamo in un gruppetto che ha rallentato. I migliori se ne sono già andati. Partiti veloci, sì, ma non a stomaco vuoto. Esatto, perché quando le gare diventano di un certo chilometraggio, l'alimentazione pre-gara conta quanto quella in gara. Questa mattina, in uno stato più dormiente che di veglia, ho messo nello stomaco 4 fette biscottate con la marmellata e una ciotola di porridge. L'importante è ingerire almeno 100 grammi di carboidrati. Per me è stato sufficiente fare colazione 2 ore prima della gara, vestirsi e in un attimo ero già sulla linea di partenza. Quando la corsa si calma, solitamente cosa mangi? Ma allora, innanzitutto penso che sia importante partire con le riserve a posto, quindi comunque fare un bel carico di carboidrati, specialmente a rilascio lento, in modo da essere coperti minimo per la prima ora e mezza. Anche perché non potendo alimentarsi nella prima ora e mezza, perché il ritmo è molto elevato, è giusto. È importante avere energie tipo un pre-gara energy, carboidrati a rento rilascio. Sicuramente è la soluzione ideale, perché comunque ti permette di fare i primi chilometri in sicurezza, e poi nel momento in cui comunque c'è un attimo di rallentamento, cercare immediatamente magari di reintegrare quegli zuccheri che si sono persi e quindi ricominciare di nuovo a mangiare il prima possibile. Noi aspettiamo che rallentino ancora un po'. Sì, è meglio. Cosa dici? Adesso noi stiamo qui si dietro. Sente anche dal fiatone che ho. Questo gruppetto. Per questo gruppetto c'è un ritmo consono alla nostra preparazione. Abbiamo appena passato il bivio del percorso medio e siamo rimasti in mezzo gruppo praticamente. Noi facciamo il lungo, però si è dimezzato il tuo gruppo, tutti a fare il medio. Cioè. Siamo a 42 km, prima salita di giornata. 6 km e mezzo, abbiamo 1 ora e 5 minuti di gara. Io avevo già seguito il tuo consiglio prima di parlare con te, ho già fatto fuori quasi una borraccia con i carboidrati a lento rilascio, però qua in cima fra un po' dovremo fare acqua. Tu come sei messo l'acqua? Allora, l'ideale comunque è quella di cercare di alimentarsi spesso e anche bere. Sì, alimentarsi e bere spesso durante tutta la gara. Ogni quarto d'ora, 20 minuti, una sorsata, in modo da mantenersi sempre idratati e comunque essere sempre brillanti. Il problema è che in una Gran Fondo, comunque in gara, non è facile comunque avere sempre accesso all'acqua, quindi ogni tanto quello sicuramente. Infatti le postazioni di ristoro sono sempre le benvenute durante il percorso. Io ce ne sono, meglio è. Sì.
comunque abbiamo un'ora e un quarto di gara. Io ho fatto almeno una mezz'oretta tra soglia e fuori soglia. Cosa vuol dire essere allenati, eh? Ah! Stavo pensando che io dovrei fare una categoria a parte, correre con gli over 80 kg. Cioè sono 85, qua li do tutti secchi, magri, tutti 15-20 kg meno di me. Cioè, io devo correre con Giorgione, categoria Giorgione. Sappiamo che quando l'intensità è alta è difficile, però l'ideale sarebbe mangiare almeno 50 grammi di carboidrati all'ora. Sì, perché più o meno quella è la quantità che il nostro organismo ha bisogno per mantenere un livello stabile di carboidrati, quindi di energia durante tutta la gara. Logico che non si intende 50 grammi di solo cibi solidi, ma anche con i gel e anche con le maltodestrine nella borraccia. Ovvio. Un totale di 50 grammi. Tutto 50-60 grammi. Eh sì. Nel frattempo abbiamo già preso il primo scroscio d'acqua e c'è un'umidità. No, sembra di essere in Malesia. Ma è impressionante oggi. Sì, vuoi riempire la borraccia? Acqua, sali. Oh, finalmente facciamo il pieno. Diciamo che l'ideale sarebbe partire con due borracce. Sì. Però qua sono una finta borraccia con il necessario per cambiare se foro. L'acqua, grazie. Tu dici, ma con un po' di frutta secca ci sta, dai. Sì, sono comunque carboidrati, un po' di grassi che sicuramente aiutano per tutta la corsa. Ale, si riparte? Ale, che si va, belli, Ale. Carichi! Ho fatto un po' il galletto in discesa in pianura perché volevo divertirmi un po', però adesso devo darmi una calmata perché c'è ancora della salita da fare, ancora due salite e devo arrivare in fondo. Alan, adesso la paga un po' su questi falsi piani. Ha fatto tanto il galletto prima, adesso qui in discesa, data la sua stazza. Ma ora la paga un po'. Vediamo se riesco a tenerla a bagnomaria. Allora, ne sono scappati due dal gruppetto. Vediamo se inseguire o meno. Vediamo, sono là. Qui c'è un altro gruppetto. No, stiamo a ruota che è meglio. Stiamo a ruota. Dai, che chiudi il buco, dai, tieni duro, tieni duro che chiudi il buco. Per fortuna che è pedalabile. Che situazioni brutte. Oddio. Vedi che tra classe 84 ci si capisce. Sì.
Allora, mancano circa 45 km al traguardo, ancora una salita. Prima noi abbiamo parlato dell'importanza di ingerire costantemente carboidrati, abbiamo fatto di barrette gel, però si possono utilizzare anche panini, sì, o tartine. Assolutamente, diciamo che il classico panino alla marmellata o il prosciutto a Philadelphia è un po' un evergreen, nel senso che è sempre ben accettato da tutti e anche magari a livello mentale ti dà anche quella soddisfazione di mangiare qualcosa che bene o male mangi tutti i giorni. Quindi tu in gara fai un po' panini, sì, un po' berrette. Diciamo che il giusto mix è avere un po', magari nella prima parte ci prediligono più i panini, le cose un po' più solide, anche un po' più difficili da digerire, e poi man mano che si va verso il finale di corsa ci va più di gel e di sciottini, ecco, vediamola così. Sto soffrendo qua su sto tratto. Marcato, non mi abbandonare, non ti azzardare. Sono sempre qua che ti controllo, non ti preoccupare, non ti lascio solo. Sono tanti per me. Comunque affondi il gomito nel morbido, perché insomma, sì, sono di dietro bello massiccio. Ti dico, bello. È che perdo un po' di efficacia, perché effettivamente quando mi appoggio ammortizzi parecchio, quindi... Una bella dose di acqua l'abbiamo presa, mi sembra. Sì, speravamo di scamparla, ma purtroppo gli ultimi 10 km. Manca 10 km, appunto. Tu cosa consiglieresti di prendere al ciclomotore che vuole fare la gran fondo nella parte finale? Ma allora, diciamo che vabbè, a 10 km è un po' tardi. Sicuramente a 40 minuti, un'ora prima del finale, cioè, ci vanno un po' a ricercare le ultime energie. Sicuramente qualche gel di zuccheri ad rapida assimilazione, sì, magari con già con la classica caffeina, che quindi non i gel isotonici, no, ma no, però più... proprio di, sì, sì, di zuccheri puri, con caffeina, volendo, sì, con caffeina, in modo da, vediamo se mi è rimasto qualcosa qua, da dare quel brio finale, raschiare le ultime, sì, energie del barile. Oh, vuoi fare la volata per la tira, se vuoi? Ma sei matto, guarda! Non te la senti? No, no, siamo qua buoni dietro. Tra l'altro i 3 km li abbiamo passati, quindi in caso di rottura meccanica ci addebitano, okay, allo stesso tempo del gruppo, quindi guarda, sto qui buono buono e vai. Abbiamo finito la corsa, per fortuna non abbiamo fatto la volata, perché si sono stesi a 300 metri, diciamo, all'arrivo. Tra l'altro, dalla nostra esperienza ci siamo tolti. Abbiamo finito in 4 ore e 15, 142 km in 4 ore e 15, quindi più che onesto. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like, noi adesso andiamo perché sì, qua sta piovendo, che gliela manda, commentare. Non mi resta che dirvi, arrivederci alla prossima puntata. Bravo, grazie.